La pace del Signore sia con tutti noi. Buongiorno a tutti quanti da parte del fratello Angelo Piccone. Che Dio ci benedica anche questo nuovo giorno, che possiamo fare ogni cosa secondo la volontà di Dio e di Gesù. Volevo leggervi questo post del fratello Pietro Grandone, dove dice: non importa quello che stai passando, puoi sempre scegliere la gioia al posto dello scoraggiamento, perché la tua speranza è in Gesù, è una tua scelta. Gloria a Dio e Gesù. Cosa scegli tu? Nonostante i pensieri neri che il nemico ci mette davanti, scoraggiamento e tutto, vuoi farti scoraggiare ancora di più? Andare avanti così? O scegliere Gesù? Ebbene, io ho scelto di stare con Gesù. Speriamo anche voi che scegliete anche Gesù per essere liberato da ogni iniquità. Amen. Bene, mettiamo a posto di stamattina. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Bene, miei cari, nella grazia vogliamo lodare il Signore con una preghiera che possa Dio onnipotente darci quell'aiuto, quella forza di andare avanti.
nonostante il nemico e ogni cosa che cerca sempre di bloccarci, ma noi interessa solo Gesù Cristo, il nostro Signore. Lui ci dà sempre una via di scampo per continuare a vivere nella felicità, nell'integrità, nell'amore in Cristo Gesù. Amen. Chiudete gli occhi, che vi è possibile, possiate pregare insieme a me. Gloria a te, Padre. Alleluia. Santo sei, Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai avviando nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, ancora per quest'oggi, per come tu ci porti avanti, come tu veramente ci dai quella gioia, quella serenità di andare avanti con nel se ogni cosa ti sia gradita. Ti ringraziamo, Padre, per questa bontà che tu nutri per noi. Grazie ancora per quello che stai facendo, che hai fatto e che farai ancora. Benedici ancora tutto il mondo, tutto l'universo. Benedici ancora il terzo mondo, ancora i paesi sottosviluppati, ancora chi in questo momento sta soffrendo la fame, la disoccupazione, Signore, che possa essere benedetta da te, che l'abbondanza possa ritornare in tutti gli stati, in tutti i paesi, in tutto il mondo. Ti ringraziamo per questo, Signore, benedici ancora le nostre famiglie, Signore, uno per uno, dal più piccolo al più grande, che possano trovare grazia su grazia in te, in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti voglio presentare la mia famiglia, Signore. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, il mio genero, i miei nipotini, Signore. Benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore. Se ne abbia ancora qualcuno che possa diventare meglio dei miei amici. Signore, per ultimo, benedici anche me. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per ogni cosa, Signore. Grazie Padre Celeste, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Signore, alleluia. Vogliamo mettere questo posto. Gloria a Dio. Nel posto scritto buongiorno a tutti, Dio ci benedica a tutti, la gloria di Dio ci sia propizia in eterno. Amen.
Alleluia. Sto inoltrando il messaggio di questa foto a tutti quelli che in questo momento posso raggiungere con questo programma. Miei cari, vi devo salutare con la pace del Signore e un abbraccio come faccio sempre, che Dio ci benedica e ci tiene stretti uno con l'altro in preghiera, suppliche e ogni cosa che Dio predisce. Amen. Un grande bacio doppio a tutti quanti. Pace del Signore, a fratello Angelo Piccone. Amen.